È strano da dire, ma devo essere sincero. Devo essere sincero soprattutto prima che con il mio pubblico, con me stesso. Non andrò a Lignano. Non corteggerò più. Non ci proverò più con Eliesa. Ma non perché magari esteticamente non mi piaccia, ma per il semplice fatto che trovo che sia troppo imbarazzante andare lì e provarci. Non mi sentirei molto a mio agio, se devo essere sincero, come lo sono sempre. O quasi sempre. Non lo so, ordino un mazzo di belle rose, di bei fiori e chiedo alla fioraia, insomma, che faccia in modo che la bella Eliesa possa riceverlo, il mazzo di fiori. E poi dovrei andare lì, dovrei fare altri gesti per corteggiarla, ma non è questo il problema. Il problema non sono i fiori, il problema non sono magari i regali oppure tecniche usate per corteggiarla. Il problema è che non mi sento tranquillo, non mi sentirei tranquillo, insomma. E sembra strano non sentirsi tranquilli quasi nella propria casa. Ma la verità, mi sentirei troppo osservato e mi rendo perfettamente conto che non solo lei mi guarderebbe con curiosità, ma anche tutto un mondo che la circonda. Quotidianamente. Quindi io credo, come dicevo anche a uno dei miei più cari amici, a Luca, poi di cari amici ne ho altri tre, ma comunque come dicevo a uno dei miei più cari amici, non me la sento. Non me la sento di continuare a provarci. Voglio cambiare quindi l'oggetto dei miei desideri. L'attuale donna che amo. Perché corteggiarla è, non dico impresa ardua, perché non credo che sia impresa, ma quasi, è quasi un'impresa difficile, perché come ho detto precedentemente, non mi sentirei a mio agio nel mostrarmi, nell'apparire, nell'ambiente in cui si trova ogni giorno a vivere e a lavorare. In questo momento non ho nessun'altra ragazza in testa, lo giuro, nessun'altra. Spero però
conoscere presto un'altra creatura quasi angelica, come la bella Eliesa, da poter amare, amare, e ancora, e ancora amare. Grazie. Grazie. Merci. Thank you. Thank you very much. Obrigado.